Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Ti preghiamo, Spirito di Dio, desideriamo una comunione più profonda con Te, che Tu ti effonda in ogni angolo della nostra vita, che cominciamo a vivere ispirati da Te in ogni pensiero, sentimento, moto interiore, in ogni parola e forza e azione della nostra esistenza. Che la preghiera sia la nostra sia sempre esaudita, perché ispirata da Te e faccia centro per il bene delle persone per le quali preghiamo, chiedendo il bene migliore, quello che Dio nel suo amore sa, che è il bene migliore per ogni persona. Vieni Santo Spirito a rivelarci Gesù, il suo grande mistero, vieni a rivelarci la Trinità e la sua pienezza. Vieni Santo Spirito. Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnare le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo, vieni tu dentro di noi. Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo la bontà di Dio per noi. Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnare le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. Benissimo. Stiamo vedendo in queste catechesi post-effusione qualcosa che ci aiuti a capire e per essere più coscienti di come lo Spirito di Dio lavora in noi. Aver soffiato sul fuoco che precedentemente era coperto da un palmo di cenere e non poteva alzare le sue fiamme al cielo e lavorare in pienezza, è una cosa che non vogliamo che poi si rispenga e torni ad essere brace sepolte da cenere. Per cui la volta scorsa abbiamo visto che lo Spirito Santo si può contristare e peggio ancora possiamo vivere sempre opponendo resistenza allo Spirito Santo, o all'opposto vivere guidati da Lui. E abbiamo visto attraverso alcuni esempi della vita di Pietro, apostolo, e di Paolo, come loro vivevano nella missione che Dio gli aveva affidato, sempre guidati dallo Spirito Santo. Per cui loro non andavano ad evangelizzare se non dove lo Spirito li portava ad evangelizzare, non dicevano cose se non quelle che lo Spirito Santo gli ispirava di dire, non pregavano se non quello che lo Spirito Santo gli chiedeva di chiedere a Dio, o ispirando a loro la lode al Signore. Ma sempre tutta la vita cristiana è stata guidata dallo Spirito Santo, e questo ha garantito il successo della Chiesa iniziale.
qualcosa quindi che nei nostri tempi dobbiamo assolutamente recuperare. Vediamo adesso, andando sempre più in dettaglio, come lo Spirito di Dio agisce su di noi. E oggi è il giorno dedicato al Sacro Cuore di Gesù, cuore di Gesù Cristo. Nel cuore, nel linguaggio ebraico, è il centro della persona. E Gesù da uomo, il suo cuore non è il mondo affettivo dei sentimenti, ma proprio tutto il centro, da dove parte tutta la decisione, il fare, l'agire della persona. E così anche il cuore di Dio, il centro di Dio. Ecco, noi, Gesù Cristo ha, l'unica persona di questo mondo, un cuore in doppia dimensione, divina e umana. E allora, che diceva la lettura di questo giorno dedicata al cuore di Gesù? Dice così, che ogni giorno Gesù Cristo esplode in una lode, e guardate, questo ci è utile perché ci fa capire che Gesù Cristo non sta sempre in questo modo, con la testa piegata, sofferente e moribondo, ma già nella sua vita terrena stava così, con esplosioni di Spirito Santo, nel senso della gioia, della lode, della pienezza. Che cos'è che quel giorno lo fece esplodere in una lode al Padre? Vediamo bene questa cosa. Ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Tutto mi è stato dato dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non conosce il Padre. Nessuno conosce il Padre se non il Figlio che lo conosce e colui a quale il Figlio lo voglia rivelare. Come dicono queste parole? Il cuore di Gesù Cristo, il centro di Dio, il centro dell'uomo. Allora, Gesù Cristo esulta, pienezza del cuore, per quale motivo? Perché ha notato che il Padre ha fatto una scelta. Quando si è rivelato, poteva rivelarsi a tutti quanti, meglio ancora alle persone sapienti e intelligenti. Invece no, il Padre sapienti e intelligenti non si è rivelato, e invece si è rivelato ai piccoli. Ha fatto una scelta, e Gesù Cristo, contemplando questa cosa, vedendo non solo dal cielo ma anche dalla terra nella quale viveva nel suo corpo umano, che i piccoli comprendevano le cose di Dio e gli intelligenti no, accidenti, ma che bella scelta ha fatto il Padre mio. Ti rendo lode, oh Padre, perché hai fatto questa scelta che è meravigliosa. Hai fatto una scelta che è una bomba spirituale. Bravissimo, ci hai azzeccato proprio. Chi sono i sapienti e gli intelligenti ai quali Dio non si è rivelato? E chi sono i piccoli ai quali invece Dio si è rivelato? E si rivela oggi. È ovvio che i sapienti e gli intelligenti non sono i sapienti e intelligenti di questo mondo. Per esempio, i politici sono non intelligenti, intelligentissimi, sono cervelli elettronici. Conoscono tutte le leggi e tutta la capacità di imbrogliare elettori bancari, industriali, massoneria. Di tutta questa intelligenza e sapienza Dio non sa che farsene. A queste persone dotate di queste capacità eccezionali, Dio proprio non si rivela, né tantomeno loro lo cercano. Quale politico cerca l'aiuto di Dio per saper ben governare lo Stato al quale appartiene? Quindi non si riferisce a questa categoria di persone, i sapienti, intelligenti del mondo nel senso che dice Giovanni nel suo Vangelo, cioè di tutto ciò che si è costruito su questa terra all'infuori di Dio.
invece di persone all'interno di Dio. Ci sono persone che sono sapienti, intelligenti, e persone più semplici, che non hanno un grado di cultura, di sapienza, che hanno quelli lì. Vi sono scienziati, vi sono le menti, i geni. Quanto si lamenta oggi della fuga delle menti dall'Italia perché non riescono a trovare il terreno dove esercitare le proprie grandi capacità e sfruttarle per il genere umano. Allora, Dio ha scelto, pur essendo buone queste persone, di non rivelarsi a queste qui, tranne poche eccezioni. C'è qualche scienziato credente, persone buone, lui però, Dio non usa queste categorie di persone, i sapienti intelligenti nel senso buono del termine, per rivelarsi. Chi ha scelto Dio? I piccoli. La prima categoria di persone che ci viene in mente sono i piccoli d'età, i bambini, gli innocenti, capiscono subito le cose di Dio. Noi vediamo che bambini che non sanno ancora parlare sono attratti dalle cose sacre. Chissà perché. Perché? Perché sono connaturali a loro. E un bambino è attratto verso Gesù, la Madonna, Madonnina, sono simpaticissimi, dicono le parole che ancora non riescono a pronunciarle bene, c'è una sensazione. Ma Gesù Cristo non si riferisce, perché lui non fa mai del cristianesimo un infantilismo, un'esaltazione dei piccoli dell'età. I piccoli per Gesù Cristo sono i piccoli nello spirito, i piccoli, le persone che nel mondo contano poco e niente, le persone veramente a livello culturale poco dotate, i piccoli, persone che nel mondo, per esempio, la stessa Madonna era di questo mondo una grande? 15 anni di età. I soldi? Non era figlia di un grande industriale, né di Lazzaro di Betania, né figlia, né sorella, né niente. Giusto per vivere. Cultura? Non ha fatto le scuole alte di allora, non era discepola di Hillel o Gamaliele, i due grandi maestri del tempo, i professori universitari del tempo. Leggeva la Bibbia per conto suo. Non era una Wonder Woman, una donna forte di muscoli, di carattere, che combatteva per giustizia. Lei sta sempre in disparte. Non era figlia di qualche pezzo grosso della politica, dell'esercito, non era una persona che contava. Abitava a Nazareth e non a Gerusalemme. Nazareth era nella Galilea, che era considerata una provincia, cioè una regione di serie B rispetto alla Giudea, che era quella di serie A, perché aveva a capitale Gerusalemme, la città di Dio, e Gerusalemme c'era il suo tempio al centro, l'unico luogo della terra dove c'era la Shekinah Yahweh, la presenza di Dio nel mondo. Lei stava in periferia. Anzi, Nazareth era tristemente conosciuto come un paesaccio, tanto che c'era il detto: da Nazareth può venire mai qualche cosa di buono? Niente assoluto, è un paesaccio. Beh, da Nazareth è scappata fuori la Madonna e Gesù Cristo, perché Dio fa crescere i fiori nel deserto. Allora, la Madonna, le più importanti dal punto di vista sociale, economico, politico, eccetera, 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 ha preso una popolana e l'ha fatta diventare la quarta potenza del cielo. Dopo Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, viene lei. Quando l'angelo le parlò a Nazareth, lei, poverina, era sottomessa alla sua grandezza. Quando fu assunto in cielo, scavalcò gli angeli, non solo gli arcangeli, diventata lei regina degli angeli, sopra di loro. Ma così in tantissime altre occasioni,
Chi ha conosciuto la storia di Bernadette, la veggente autentica di Lourdes, ha visto con che tenerezza quando la Madonna ha detto a lei: io sono l'Immacolata Concezione. Bernadette non capiva niente di cosa significasse questa espressione, Immacolata Concezione. Quando ha detto al parroco: la signora mi ha detto che è l'Immacolata Concezione. Il parroco, perché il parroco capiva che significa questa espressione. Lei aveva tra le mani un gioiello di grande valore spirituale, non se ne rendeva conto, ma Dio l'aveva dato in mano a lei, non al parroco, non al vescovo, non a un cardinale, non al papa, a una ragazza povera, malaticcia, l'ultima famiglia di Lourdes. E lei gestiva queste cose meravigliose. E se andiamo nel corso della storia dell'Antico e del Nuovo Testamento e della storia della Chiesa, potremmo fare un milione di esempi di questo genere. Uno tra i tanti: quando il popolo di Israele chiedeva ai profeti: ma perché Dio ha scelto noi per essere suo popolo? Interpretazione superba dello spirito del male faceva credere agli ebrei che erano la razza ariana dell'Antico Testamento. Deutsch über alles, la Germania sopra di tutti, la razza ariana ancora di più, gli ebrei sopra di tutti, e tuttora tanti ebrei si considerano superiori agli altri popoli e chiamavano, quando erano tempi di Gesù Cristo, i non ebrei cani, tanto che era proibito stare con i cani, con gli infedeli, era integralismo ebraico. Ma i profeti rispondevano: non è questo il motivo, anzi Dio ha scelto Israele perché tra tutti i popoli era il più piccolo, il più povero, il più malandato. E poi, per come si è comportato nei confronti di Gesù Cristo, il più peccatore di tutti, il peggio di tutti. Allora, Dio si è rivelato, o meglio, Dio ha fatto la scelta di rivelarsi ai piccoli. Rivelarsi. Esiste questa via per prendere conoscenza delle realtà che non proviene dall'intelligenza. La parola intelligenza, in latino intus legere, uno con la testa cerca di leggere dentro i fatti che gli occhi vedono e mandano al cervello, le orecchie sentono e mandano al cervello, il naso odora e manda al cervello, il tatto tocca e manda al cervello, la lingua con il gusto sente e manda al cervello, e elaborando uno intus legge per capire. Capire deriva dalla parola latina capio, cioè afferrare. Non è il cappio che stringe le cose. Uno con la testa legge dentro e accalappia la cosa capita. Tu c'hai un problema, leggi dentro, ci studi, pensi e poi trovi soluzione, afferri la cosa. Ecco, questo modo di funzionare, che è il modo naturale di prendere approccio con le cose, non funziona con Dio. Dio non può essere capito dal cervello, afferrato dall'intelligenza, visto con gli occhi, sentito con le orecchie, toccato con le mani. Con lui le cose funzionano in un modo diverso. Qual è il modo con cui si conosce Dio? Guardate questa espressione di Gesù Cristo: nessuno conosce il figlio se non il padre, e nessuno conosce il padre se non il figlio. Dio si conosce da solo, da se stesso, dentro di sé. Io, Marco Farina, non conosco il padre. Te, Antonina, non conosci il figlio.
tema della grazia, non conosci lo Spirito Santo. Il Padre conosce il Figlio, lo Spirito Santo conosce il Padre e il Figlio, tra di loro si conoscono perché sono della stessa grandezza e altezza. Noi siamo vermi della terra, che conosciamo di Dio noi? Qualche cosa, dice San Paolo, si può conoscere di Dio attraverso la natura. Per esempio che Dio, come Einstein, quando vedeva l'infinita perfezione di tutto il creato, dall'infinitamente grande all'infinitamente piccolo, chiamava Dio la grande intelligenza, perché proprio tutto c'è nel creato, meno quello che ha detto la Margherita Hack, cioè il caso. Tutto funziona alla perfezione, e questo rivela che ha una grande, grandissima intelligenza, ha gestito tutto dall'infinitamente grande e continua a farlo. Dall'esterno si può capire questo, ma nessuno può conoscere Dio dall'interno. Ecco, se voi vedete Marco Farina, vedete uno, quanto è alto, 1,73 m, un po' diciottello, maschio, non femmina, capelli colore quasi nero, mi conoscete dall'esterno, ma sapete come la penso? Che sentimenti ho nel cuore? Niente. Se non li manifesto io, nessuno mi può conoscere per come sono fatto, e così vale per qualsiasi altra persona. Dio lo conosciamo perché si è rivelato Lui come è fatto di dentro, come la pensa, come agisce. Che Dio è amore lo ha detto Lui, lo ha dimostrato con i fatti della storia di Gesù Cristo. Nessuno di noi se l'ha inventato, magari sperando che Dio fosse così e gli ha applicato questa caratteristica di essere amore. Lui lo ha manifestato, perché nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Gesù Cristo ha voluto rivelare a noi uomini Dio. Noi per esempio adesso sappiamo che Dio è Trinità, perché ce l'ha detto Gesù Cristo. Le altre religioni del mondo non lo sanno questo, neanche l'ebraismo dell'Antico Testamento. Lo sappiamo noi cristiani, perché Gesù Cristo ce l'ha rivelato, ma ce l'ha rivelato, non ce l'ha fatto, non ci ha fatti arrivare a questo attraverso un ragionamento, ce lo ha rivelato, ce lo ha comunicato, ce lo ha donato. Allora, la rivelazione, la parola rivelazione, io queste cose le dico perché vorrei proprio aprire questi messaggi, deriva dal latino retrum velum dare, rivelare. L'immagine è bella del sipario che è chiuso, a un certo punto qualcuno lo apre e uno vede la scena che c'è dietro. Se togli ciò che ostacola la visione della scena, il sipario, dai al pubblico retrum velum dare, dai quello che il sipario copriva. O lo stesso quando uno apre la serranda che chiude la finestra e fa il buio sulla stanza, quando la apri tu vedi quello che c'è dietro la finestra, vedi lo spettacolo della natura, la giornata che è cominciata e la luce che entra dentro la stanza. L'apertura della finestra ti dà quello retrum velum dare, ti dà quello che c'è dietro la finestra e che era coperto dalla finestra, non lo potevi vedere. Ecco la rivelazione: qualcuno ha tolto questo sipario, qualcuno ha aperto la finestra e noi possiamo contemplare quello che c'è dietro. Chi ha fatto questo? Gesù Cristo con la sua passione, morte e resurrezione. Rivelazione. Ci siamo in questo è il primo punto di stasera. Dio si conosce esclusivamente per rivelazione. Guardate, se uno prendesse la Bibbia, 2000 e rotte pagine, se la studia 20 anni per conto suo, ma Dio dal cielo non ti rivela niente,
Dopo 20 anni di studio conosco magari tutte le vocali, le lettere, i punti e virgola che ci stanno qui dentro, ma non ho capito niente della Bibbia. Perché Dio non si è rivelato? E poi magari incontro una persona che io magari giudico stupido, ritardato di mente, che vale poco, mi parla di Dio e io, e questo come fa a dire queste cose? Come fa a conoscere queste cose? Perché lui, ignorante, Dio gli ha parlato e gli ha fatto capire delle cose meravigliose. Se Dio si rivela a me, capisco, scopro chi è Lui. Se Dio non mi si rivela, io non posso gestire Dio, non posso arrivarci con le mie forze, non lo posso afferrare con la mia ragione, perché Dio è più grande e appartiene a una dimensione più grande, più profonda. Facciamo altri esempi biblici, semplici, per fare capire che cos'è la rivelazione e di conseguenza come agisce lo Spirito. Andiamo nel Vangelo di Luca, capitolo primo. Possiamo prendere diversi esempi. Prendiamo l'esempio della Madonna che va dalla cugina Elisabetta. Allora, la Madonna era incinta di circa 3 mesi, la cugina Elisabetta stava per partorire, perché erano 6 mesi di differenza tra il concepimento di Giovanni Battista e il concepimento di Maria. Maria corre ad aiutare la sua cugina, a quei tempi i bambini nascevano in casa, ci voleva la lavatrice, e una donna anziana ancora di più aveva bisogno d'aiuto, perlomeno fino allo svezzamento del bambino. Che cosa succede? Arriva Maria, saluta Elisabetta. Che cosa ha detto Maria Elisabetta quando l'ha salutata? Il saluto ebraico. Noi diciamo buongiorno, quelli dicevano e dicono shalom, la pace sia con te. Quando la Madonna dice la pace sia con te, Elisabetta, che cosa succede? Dal punto di vista fisico, il bambino sussultò nel grembo di Elisabetta. Chi è stato incinta, questo sa, il bambino scalcia, si muove, ci stanno delle riprese bellissime dei movimenti dei bambini dentro la pancia della mamma, delle cose che vai, la mamma si tocca qua, allora il bambino da sotto risponde, poi cambia, si tocca di qua, il bambino da sotto risponde in quel punto, seguendo i movimenti davanti, ci sono cose meravigliose che fanno vedere quanto è tenera, bella e grande la vita intrauterina. Allora, questo bambino scalcia, si muove, fa qualche cosa di magnifico, un sussulto. Mentre il bambino ha questo sussulto, dice l'Evangelista Luca, Elisabetta fu piena di Spirito Santo. Questo riempimento di Spirito Santo, come si chiama oggi, effusione dello Spirito Santo. Elisabetta ci ha avuto la sua effusione dello Spirito Santo e piena di Spirito Santo esclamò a gran voce, come Gesù Cristo ha esclamato a gran voce dicendo benedetto eccetera eccetera, disse benedetta tu tra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Domanda: Elisabetta sapeva che nel grembo, cioè che Maria era incinta? No, non l'ha visto, nessuno le aveva detto. E vi ricordate perché non poteva sapere Elisabetta che Maria era incinta? Perché? Nessuno si ricorda perché. Perché Maria ha dovuto tenere segreta la sua gravidanza perché non poteva con le parole spiegare
a nessun altro, neanche al giusto Giuseppe, suo fidanzato, che cosa le era capitato. Se avesse provato a dire a Giuseppe: guarda, mi è apparso un angelo, mi ha detto se volevo diventare la madre dei figli di Dio, io ho accettato e adesso sono incinta, questa cosa era incredibile. Non potendo essere creduta questa cosa, per quanto era grande spiritualmente, ricadeva in un'altra cosa, che aveva tradito il fidanzato durante il tempo del fidanzamento con un altro uomo, e a quei tempi la legge di Mosè condannava a morte per la lapidazione le fidanzate incinte, la fidanzata con tutto il bambino, la quale viene presa, portata al centro del paese, nella piazza, e uccisa, sassata da tutti, lapidata, compreso il bambino innocente. Era dura la legge a quei tempi, così funzionava. Allora la Madonna è stata zitta e ha messo nelle mani di Dio il problema che, crescendo la sua pancia, un giorno si sarebbe accorto Giuseppe che era incinta. E che cosa sarebbe successo dopo? Boh, punto interrogativo. Mistero di Dio. Questa cosa a noi ci ammazza, perché noi non ammettiamo di vivere del mistero. Noi vogliamo sempre avere tutto chiaro quando Dio ci guida nella nostra esistenza. Il mistero a noi ci ammazza, perché vivere il mistero significherebbe vivere di fede, e questa ce l'abbiamo poca. Noi vogliamo avere tutto chiaro razionalmente. La Madonna invece ce l'ha fatta vivere così. Quando è andata da Elisabetta, Elisabetta ha saputo, a causa della effusione dello Spirito Santo ricevuta, che Maria era incinta, ma non solo che era incinta, ha saputo anche di chi era incinta, perché dice Elisabetta: accadebbo che la madre del mio Signore, madre di Dio, venga a me. Quindi lei ha saputo che Maria era incinta del Dio fatto uomo, Teotocco si dice in passato, madre di Dio, la festa del 1° gennaio, oggi si dice in maniera più precisa madre del Dio incarnato. Questo ha saputo Elisabetta. Chi ha detto Elisabetta questa cosa qui? Qualcuno di questo mondo? Glielo ha detto lo Spirito Santo per rivelazione. Guardate questa cosa qui. Noi, per conoscere le cose, ho detto prima, dobbiamo farne esperienza attraverso i nostri 5 sensi, che un tempo venivano chiamati dalla filosofia le 5 finestre sul mondo. Il nostro cervello le rielabora e noi facciamo conoscenza, esperienza delle cose del mondo. Qui siamo di fronte a un modo di conoscere totalmente diverso. Per trovare qualche cosa di simile in campo naturale, attraverso il quale per analogia possiamo trasportarlo in campo spirituale, prendiamo l'intuito che c'è una madre sul figlio. Quante volte è successo che il figlio è scomparso, non si trova, la madre sa che il figlio è vivo, non soltanto perché il pensiero che il figlio sia morto è un pensiero inaccettabile, allora se lo inventa vivo, ma sa per certezza interiore, per l'intuito che lega madre e figlio anche a distanza di chilometri, che quel figlio è vivo e magari ha bisogno di lei. Quell'intuito non è una cosa passata attraverso i sensi del corpo ed elaborato dal cervello, è un intuito che appartiene al legame profondissimo, cellulare proprio, di sangue che esiste tra madre e figlio.
In maniera analoga e ancora più grande, così è avvenuto a Elisabetta. Arriva Maria, Shalom. Il saluto di Maria, siccome lei è incinta di Gesù Cristo, è un saluto potente nel Signore. Trasmette a Elisabetta lo Spirito di Dio, l'effusione dello Spirito Santo. Elisabetta viene illuminata su Maria, su quello che le è successo, su chi è il bambino che porta in grembo. Questo è il modo in cui Dio parla. Per rivelazione e illuminazione operata da chi? Dallo Spirito Santo. Vorrei farvi vedere tanti altri passi di questo genere. Pietro, quando Gesù Cristo chiede agli apostoli, la gente che dice che sia il figlio dell'uomo, e rispondo, beh, alcuni dicono che tu sei Giovanni Battista risuscitato, altri dicono che sei Elia ritornato nel mondo, altri sono antichi profeti, ma voi che dite che io sia? Risponde Pietro, per tutti, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Che dice Gesù a Pietro? Beato te, Simone, figlio di Giona, perché non la carne o il sangue ti hanno rivelato chi sono io, ma il Padre mio che è nei cieli. Pietro ha scoperto chi è Gesù Cristo per rivelazione diretta di Dio. Cioè, che significa? Non è che Pietro, ma questo qua, ma chi cavolo è questo qui? Fa i miracoli, parla bene, fammi sentire. Io adesso mi metto 5 ore seduto a tavolino, mi medito, mi sforzo, perché devo riuscire a capire chi è. Dopo 5 ore, adesso ho capito chi è. Non avviene così. Non avviene per sforzo mentale, non avviene per studio della Bibbia. Pietro ha capito perché Dio lo ha illuminato attraverso un'azione interiore dello Spirito Santo che si chiama rivelazione, e gli ha fatto capire chi era quel tale per il quale lui e gli altri avevano abbandonato tutto e si erano messi al suo seguito. Rivelazione. Tutte le altre cose, pardon, funzionano così. Gli anziani Simeone ed Anna, al momento della presentazione di Gesù al Tempio, sono due storie totalmente diverse. Anna era una vedova di 84 anni, a quei tempi 84 anni è come 120 anni adesso, che ha dedicato la sua vedovanza, invece che a cercare un altro uomo per non stare da sola, al servizio del Signore. Già questo per i nostri sessuologi moderni è una cosa inconcepibile. Però ha fatto questo, e lei nel servizio a Dio, nella preghiera, aveva ricevuto da Dio il dono della profezia. Altrettanto questo anziano Simeone, popolano, appare solo qui nel Vangelo, né prima né dopo si parlerà mai di lui. Quest'uomo Simeone, altro anziano, lui sapeva interiormente che prima di morire avrebbe visto colui che il popolo di Israele aspettava da oltre 1000 anni e che milioni di ebrei prima di lui avevano aspettato, ma non aveva fatto in tempo a vedere perché era morto prima, erano morti prima. Lui sapeva che l'avrebbe visto, cioè anche lui in età anziano, diciamo, ma moro, non lo vedo, metto una bugia a Dio. No, lui era certo
perché l'avrebbe veduto, per certezza interiore. Che cosa succede? Quando passano gli 8 giorni prescritti per la circoncisione del bambino e Maria e Giuseppe portano il bambino al tempio di Gerusalemme per il rito della circoncisione, come prescrive la legge di Mosè, cosa succede? Che chissà quanti bambini con le loro famiglie entravano quel giorno, prima e durante e dopo, nei vari orari in cui veniva praticata la circoncisione. Questo Simeone, mettiamo che era nel quartiere ovest di Gerusalemme, a 1 chilometro distante dal Tempio, a fare l'orto. A questo punto, e ora, lascia tutto e va al Tempio. Quando lui arriva, arriva la Santa Famiglia, o viceversa, mentre arriva la Santa Famiglia, arriva anche Simeone. Quante volte ho sperimentato una cosa del genere, per esempio la visione delle famiglie. Arriva, qua, chi c'è, qualcuno? No. Mentre stiamo lì, magari pisano il campanello, arriva la signora con i pacchi di spesa, ah, Don Marco, il signore di benedire, ah, e il diavolo benedire la casa e la famiglia. Ma manco se ci fossimo dati l'appuntamento con l'orologio alle ore 12:45 minuti e 7 secondi, ci sarebbe stato un incontro così preciso. Ma quante volte questo? Perché Dio sa combinare bene i tempi e lo svolgimento dei fatti. L'anziano Simeone, la profetessa Anna si trovano al momento giusto, nel posto giusto, quando arriva la famiglia di Nazaret. E con magari quel giorno c'erano 100 bambini per la circoncisione, degli altri 99 non gliene importa niente, loro vanno da Maria, Giuseppe e da quel bambino lì, puntano preciso, loro sanno che quello è il bambino. E ancora, come per Elisabetta, quando vedono, quando è bella l'espressione che usa Luca, l'anziano Simeone, spinto dallo spirito, si recò al tempio. E che cosa succede? Vede questo bambino, lo prende dalle braccia e benedice Dio dicendo: ah, Signore, ora lascia che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Tu, Signore, sei stato fedele, l'hai promesso, l'hai mandato, eccolo questo bambino. Ma come faceva lui a essere certo di questo? Lo sapeva perché lo Spirito Santo dentro di lui gli aveva rivelato che quello era il bambino e nessun altro. E non è che lui dubitava, forse, beh, qui all'85% potrebbe essere, però il 15% ancora di dubbio rimane, vediamo un po', verifichiamo. Quello è il bambino, al 100%, no, al 200%. Questa è la luce per illuminare tutti i popoli della terra e la gloria del tuo popolo Israele. E poi comincia a parlare al padre e alla madre, e comincia a descrivere la missione di questo bambino. È qui per la rovina e la resurrezione di molti in Israele, figli di contraddizione, e così via. Ma come sa lui queste cose? Lo Spirito Santo gliele dice mentre sta vedendo il bambino, mentre lo contempla. Sia ben chiaro, l'anziano Simeone non lavora di fantasia, non si inventa queste cose, non sta dicendo bugie per apparire un pezzo grosso di fronte alla gente. Lui sta dicendo quello che Dio gli rivelava interiormente attraverso l'azione dello Spirito Santo, e annuncia chi è il bambino. Chiamasi dono della profezia, nel vero senso biblico, perché la profezia nel senso biblico non è la previsione del futuro o delle catastrofi future che devono arrivare. La profezia è l'annuncio della parola di Dio in questo senso, come rivelazione.
Perché dico queste cose? Perché lo Spirito di Dio in noi agisce così. Se noi non impariamo a afferrare la rivelazione dello Spirito Santo, siamo fuori del campo della sua azione. E non facciamo un cammino di fede. Rimaniamo anni fermi nello stesso punto e non progrediamo mai, perché non viviamo di quello che lo Spirito Santo ci rivela, ci dice, ci spinge a fare. Viviamo della nostra testa, viviamo degli equilibri di questo mondo. Come vive l'equilibrio di questo mondo? L'assessore cerca di fare bella figura davanti al sindaco, l'insegnante di fare bella figura davanti alla sua direttrice, il prete bella figura davanti al vescovo, tutti bella figura, perché conta quello della terra, il superiore, che se tu fai bella figura ti promuove, ti aiuta, ti premia, ti incentiva, eccetera eccetera. Quando invece noi dobbiamo guardare soltanto in alto a Dio, perché è Lui che dobbiamo far contento. È Lui che ci incentiva, è Lui che ci benedice, è Lui che ci promuove. E questo se noi viviamo della ispirazione dello Spirito Santo. Io vi darei come compito a casa di leggere il discorso di Gesù fatto durante l'ultima cena con i suoi discepoli. Occupa 3 capitoli del Vangelo di Giovanni, capitolo 14, 15 e 16. In questi 3 capitoli, cioè in questo discorso fatto da Gesù, discorso di commiato dei suoi discepoli, vi sono 5 promesse dello Spirito Santo, ognuna delle quali descrive un grande aspetto e una grande effusione, scusate, un grande modo di agire dello Spirito Santo in noi. Per esempio, capitolo 14, versetto 26. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Vogliamo vedere nel Vangelo una applicazione di questa promessa di Gesù? Vi ricordate quando Gesù un giorno arriva a Gerusalemme con i discepoli, tutti guardano il Tempio di Gerusalemme, enorme, bellissimo, costruito bene. Guarda maestro, guarda che bel Tempio. Oh, ci sono voluti 40 anni per costruirlo, la maestria qua, i migliori architetti, ingegneri, i migliori scalpellini per fare le pietre, cioè mi hanno preso il massimo del massimo. Distruggete questo tempio e io in 3 giorni lo edificherò. I farisei che stavano lì, botta a ridere, 3 giorni, questo è matto fragico, ci sono voluti 40 anni per costruirlo. E mica una persona sola, squadre di persone, una marea di soldi. 3 giorni. E i discepoli, ma che ha detto il nostro maestro? Perché ha detto distruggete questo tempio in 3 giorni lo farò risorgere? Nessuno capì niente. Dopo che lo Spirito Santo si effuse, dice proprio il Vangelo, loro si ricordarono tanti fatti, tutta la vita di Gesù Cristo, e cominciarono con la luce interiore dello Spirito a capire tutti questi fatti della vita di Gesù Cristo. Ma quando Gesù disse che in 3 giorni avrebbe ricostruito il Tempio, non si riferiva al Tempio di Gerusalemme, si riferiva al suo corpo, che era il Tempio di Dio, perché Dio abitava con la sua Shekinah, con la sua presenza, non in quelle 4 pietre del Tempio, ma nella sua persona, Dio incarnato, Dio nella carne. Ecco perché diceva, dopo distruggete questo Tempio, io in 3 giorni lo edificherò. Voi ammazzerete,
di poter distruggere il Tempio di Dio sulla terra, che è la mia persona umana, ma io in 3 giorni risusciterò. Allora lo Spirito Santo, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. La comprensione della parola di Dio avviene per l'ispirazione dello Spirito Santo. Lui ci rivela parola per parola tutto quello che Gesù Cristo ci ha detto. Vi dico ancora di più. Quando Gesù sta con i suoi discepoli, a un certo punto dice: è venuta l'ora che io vada via, molte cose avrei ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portare il peso. E quindi la mia funzione di predicatore, di maestro spirituale, finisce. Quando però verrà lo Spirito Santo, lui vi guiderà alla verità tutta intera. Che significa? Che quelle cose che Gesù Cristo non ha potuto dire sulla terra, quelle cose che Gesù Cristo non ha potuto rivelare e condividere con i suoi discepoli, lo Spirito Santo ce le dice, ce le rivela, ce le dona in pienezza. Per cui noi vivremo con lo Spirito Santo di più di quello che Gesù Cristo ha detto e ha dato a noi tramite il Vangelo. Di più. E ripeto, perché Gesù Cristo non poteva dare di più. Qual era il limite che Gesù Cristo incontrava con i suoi discepoli? E dice: voi tutti quanti questa notte mi tradirete. No, Signore, noi non diremo mai. C'era il limite del peccato, i limiti della persona dei suoi discepoli, che più di loro, nessuno di loro era capace di vincere la paura della morte. Nessuno. Per cui Gesù, quando va sulla croce, ci va da solo. Ditemi quante volte vi trovate da soli in situazioni difficili, perché nessuno ha l'altezza di stare a fianco. Soli. Soli con Dio, umanamente soli. Lui, Gesù, sapeva questo, quindi ci va tranquillo, non si scandalizza di niente, e sapeva che tutti lo avrebbero rinnegato e tradito, perché quella prova è troppo difficile per i suoi discepoli, e loro dovevano cadere tutti quanti per sperimentare i loro limiti, il limite del loro peccato. E una volta convertito da questo, veramente essere liberi di dare la vita per il Signore senza più nessun problema. Allora Gesù, figuriamoci per esempio se poteva parlare ai suoi discepoli di anime vittime, di persone che hanno la vita per altri. Non è possibile questo. Oggi, per esempio, se sapere che uno è stato scelto dal Signore per soffrire tremendamente con un tumore alle ossa e morire di quella malattia lì. Ma come? Ci farebbe scandalo questa cosa. Non vorremmo che guarisse, che ricevesse un miracolo. Ma quando il Signore ha bisogno di persone che condividano con Lui la croce, perché la croce è più potente di qualsiasi altra cosa per convertire le persone e per salvare la Chiesa, le anime, il Signore se le sceglie queste persone. Tu vai un po' a pregare per una persona che il Signore se le sceglie. Come se uno avesse pregato perché Padre Pio, poverino, c'aveva i buchi nelle mani, Signore guarisci i buchi delle mani di Padre Pio, non lo farei soffrire più. Avrebbe ascoltato il Signore questa preghiera? No, perché lui non solo doveva, ma voleva soffrire così per il Signore, aveva la grazia, il carisma, perché aveva quella missione, quella vocazione di fare queste cose per Cristo. Quale discepolo era capace di fare una cosa del genere quando fecero l'ultima cena con lui? Nessuno. Non erano pronti spiritualmente. Ecco allora che ci sarebbe stata una lunga maturazione, un lungo lavoro interiore di Dio
attraverso lo Spirito Santo per formare i suoi discepoli alle opere più grandi. E quindi sono tempi di crescita spirituale che permettono certe cose sì, certe cose no. Per avere il figlio Abramo dovette aspettare 25 anni, prima non era pronto. Eppure era una brava persona, ma non era all'altezza spirituale perché la sua fede non era ancora completa. Quando Dio vede che la fede di Abramo è completa, tu l'anno prossimo a questa data terrai in braccio tuo figlio. È giunta allora. È così. Per cui se uno non segue l'azione dello Spirito Santo dentro di stesso, perde tutto in campo spirituale, non cresce più. Adesso ditemi questa cosa, se è vero o no, se avete fatto esperienza della vita vostra o no. La fede è una cosa che o cresce o muore, e non c'è alternativa tra queste due cose, non c'è terreno neutro tra queste due cose. O cresce o muore. Ma è così anche in natura. Se uno semina un seme, uno deve crescere, perché è sua natura di diventare una pianta. Se si bloccasse questa crescita, è perché quel seme è morto, la pianticella è morta. La fede, o cresce, nessuno può dire, beh, io ho fatto 15 anni di cammino di fede, tosto, ho sofferto questo, quell'altro, adesso 5 di anni di pace, mi metto così. Esisterà mai questa fase spirituale nella quale uno si ferma per riposarsi spiritualmente? Non esiste. La fede deve crescere ogni giorno. Esiste mai nel giorno in cui uno dice, beh, ho mangiato ieri, ho mangiato avanti ieri, oggi che mangio a fare, non c'ho bisogno, ma 2 o 3 giorni, se c'ho voglia riprendo di mangiare. Per natura non è possibile questo. Anzi, peggio ancora, il respiro. Esiste uno che può dire, beh, ieri tra aria che è entrata e aria che è uscita, ho gonfiato un pallone aerostatico per quanto ho respirato aria, ma oggi mi sto buono, tutto questo giorno non respiro più, poi riprendo il giorno dopo. Può esistere una cosa del genere in cui uno smette questa attività vitale, o si respira o si muore. Nel campo spirituale avviene così, o si respira o si muore, o si vive di Spirito Santo o si muore spiritualmente. O si prega o si muore spiritualmente, o si fa carità o si muore spiritualmente. Non ci sono situazioni standard, situazioni in cui uno può stare con un piede da una parte o un piede dall'altra, un piede con Dio o un piede col diavolo, non esiste questa cosa. Allora, non bisogna che impariamo a collaborare, a afferrare l'azione dello Spirito Santo dentro di ciascuno. Noi bisogna che impariamo a capire le sue rivelazioni. Guardate, quando dico così non sto soffiando per far diventare qualcuno superbo o farlo sentire un uomo potente perché sta riscoprendo delle energie, ma c'entra niente il nostro io. Non c'entra niente le capacità nascoste del cervello, non c'entra niente la nostra superbia, anzi per effetto contrario, se uno scende nell'umiltà non lo può sentire lo Spirito di Dio che lavora, perché Dio si rivela ai piccoli. Ma fa questo il Signore, con lo Spirito suo ci sta lavorando, e se noi impariamo a dargli retta, se noi vogliamo diventare delle persone intrise di Spirito Santo, come diceva quella canzone, amar come Gesù amò, pensar come Gesù pensò, sentir come Gesù sentiva, e noi ci mettiamo a parlare come Gesù parlava, fare le cose che Gesù faceva, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è la nostra realtà.
vivere ispirati, fatti, spinti, guidati con le rivelazioni, con le ispirazioni, con le illuminazioni dello Spirito Santo. Ecco, allora questa, basta, ho detto che la catechesi deve essere corta, finiamo così, ci mettiamo in piedi. Ti preghiamo Dio Onnipotente, che l'effusione del tuo Spirito scesa su tutti quanti noi non si fermi per la nostra mediocrità, ma continui portando il frutto che tuo Dio attendi da ciascuno di noi. Apri il tuo cielo, Signore, che il tuo Spirito continui a fondersi in noi giorno per giorno, che la sua unzione ci tocchi giorno per giorno. Ti preghiamo, Signore, a costo di farci violenza interiormente, ma fa che impariamo a percepire le sue ispirazioni, a vivere secondo le sue rivelazioni, a progredire secondo le sue illuminazioni. Ti preghiamo, Dio Onnipotente, perché la benedetta dello Spirito Santo agisca nella nostra vita, nelle cose più intime, più profonde, fino a quelle più grandi. Per Cristo nostro Signore. Amen. La benedizione di Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.